Siamo venuti a conoscere un'azienda leader nei legumi e cereali secchi, la Pedon, la Pedon S.p.A. Siamo in compagnia con il dottor Loris Pedon, direttore vendite dell'azienda. Intanto grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. 30 anni di storia, Pedon. Sì, 30 anni importanti, 30 anni che ci hanno visto partire da un piccolo magazzino e diventare l'azienda leader nel settore. Un'azienda dinamica, siamo riusciti a crescere costantemente di anno in anno e siamo conosciuti per le innovazioni di processo e quindi anche di prodotto. Una sede nell'area vicentina? Sì, nell'area vicentina, siamo allocati nel nord del Vicentino, lì ci sono le nostre radici familiari e lì, come da buoni veneti, ci siamo impiantati con il primo stabilimento. Un'azienda che è cresciuta molto in questi 30 anni, ha diversificato? Abbiamo diversificato molto, abbiamo 3 anni di business, legumi e cereali secchi, dolciario e funghi porcini secchi. All'interno dei legumi poi abbiamo creato linee innovative, prodotti che cuociono in 10 minuti e siamo andati alla conquista di nuovi mercati, da lì è partita una diversificazione molto spinta. Questi sono diventati anche negli ultimi anni sempre di più un punto di forza per la Pedon? Assolutamente sono un punto di forza perché vanno incontro ai nuovi stili di vita che hanno la necessità di maggiore velocità ma anche un ritorno alla genuinità. Coniugare la velocità di preparazione con la genuinità del prodotto che viene dalla terra e le famose proteine vegetali di cui tanto si parla è un aspetto fondamentale che ci sta dando molto successo in Italia e all'estero. Ecco, il mercato interno? Il mercato interno è in crescita, noi facciamo circa un 65% del mercato di marca privata, di fatturato e rimanente i nostri marchi. Vediamo che il mercato, diciamo, della tradizione, quindi di prodotti che cuociono in 40, 45 minuti, 30 minuti, comunque continua a essere fertile, però il grosso ci arriva specialmente da prodotti più innovativi di cui ne parlavo poc'anzi. Ecco, prodotti innovativi che fanno un po' parte di quelle che sono le novità, i progetti 2014. Sì, noi sul 2014 vogliamo rafforzare la nostra presenza sul mondo della velocità della preparazione, ma su base naturale, quindi prodotti che cuociono in 10 minuti, creme vellutate che cuociono in 2 minuti e lanceremo anche nel corso dell'anno una importante novità sempre sul settore dei legumi e cereali. Dottor Paolo Pedon, export manager dell'azienda, ecco, parliamo, come rispondono i mercati esteri? Ma allora, noi abbiamo il grande vantaggio della italianità, ovviamente, per cui quando noi ci presentiamo all'estero col food siamo sempre accolti molto bene. È chiaro che bisogna essere preparati e questo oggi è il problema fondamentale per l'industria alimentare italiana. Molto spesso anche aziende di media e grande dimensione non sono ben strutturate, organizzate, attrezzate per andare a vendere sui mercati esteri. Questo diventa penalizzante, oggi grandi investimenti ma poi i risultati vengono. Diciamo che noi come italiani tendiamo ad essere dei grandi conoscitori dei prodotti, dei grandi specialisti nella produzione. Molto spesso quello che manca è la parte proprio di approccio, la parte organizzativa. Questo significa avere il marketing, la logistica, la ricerca e sviluppo. Tutto questo oggi serve, non basta avere il prodotto più buono del mondo, questo non è più sufficiente. Bisogna avere anche un corollario di attrezzi nella cassetta degli attrezzi che permette di andare soprattutto a approvvigionare, a servire le grandi catene distributive estere. Quali sono i paesi in cui state investendo di più? Ma senz'altro in Nord America. Senz'altro in Nord America, in quanto al di là comunque dell'immagine molto positiva della cucina italiana, della gastronomia italiana, però c'è un'esigenza importantissima di prodotti salutistici. Noi sappiamo quali sono le abitudini alimentari degli americani, la nostra strategia è quella di cercare di dare prodotti salutistici però con quel contenuto di servizio di cui loro hanno assolutamente bisogno, essendo un popolo che già nella preparazione di cibi, quando si va oltre i 15-20 minuti, diventa qualcosa per loro molto difficile da gestire. Per cui prodotti buoni, salutari, ma che siano veloci e facili da preparare. Complimenti alla Pedon, complimenti a lei direttore e auguri per questo magnifico traguardo, i 30 anni dell'attività. Vi ringrazio molto, grazie.